forte perché non vi sento. Allora intanto buongiorno a tutti, vi presento, sono Giuseppe Pinto, presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico. Comitato Italiano Paralimpico che ha organizzato in collaborazione con la stretta collaborazione, con la grande collaborazione e il patrocinio del Comune di Cerignola questa giornata. Giornata che promuove lo sport paralimpico, vale a dire lo sport per i disabili. È giusto che tutti abbiano l'opportunità di fare sport. Ma prima di passare alla presentazione della giornata, fatemi fare i ringraziamenti dovuti e con tutto il cuore al sindaco, al vice sindaco, all'assessore, a Pino Conte che l'ho tartassato in questi giorni e che ha avuto una grandissima pazienza, anche Sara. Quindi io vorrei che da parte di tutti voi ci fosse un applauso, ma grande! Non sento tremare la piazza! Purtroppo abbiamo una giornata di vento, ma questo caratterizza tutte le nostre giornate. Alle spalle la cattedrale, quindi una bella visuale per chi ce l'ha di fronte. Io inizierei subito passando la parola al sindaco. Dov'è? Benvenuti specialmente ai nostri ospiti forestieri, benvenuti a Cerignola, benvenuti nella nuova Cerignola, nella Cerignola che è fermento di iniziative imprenditoriali, economiche, sociali, culturali, belle, poche come questa. Abbiamo dato tutto il supporto a questa giornata perché noi crediamo in una città e una comunità accogliente, crediamo in una città e in una comunità solidale, una città e una comunità aperta a tutti, indifferentemente, e aiutiamo tutti a condividere questa grande festa. È un particolare piacere salutare le autorità dello sport paralimpico. È un particolare onore che abbiano pensato a Cerignola. Il nostro impegno è quello di confermarvi in questa scelta, di darvi la dimostrazione che avete fatto bene a individuare la nostra Piazza Duomo come luogo per questa grande, straordinaria festa, perché, caro Presidente,